Da questi due principi discendono non pochi corollari. Primo e fondamentale, il rapporto fra i due amanti nella poesia trobadorica si presenta negli stessi termini del rapporto fra il vassallo e il suo signore. Questa donna viene collocata in una sfera talmente elevata rispetto a quella del suo amante che l'amante nei suoi confronti ha solo un unico atteggiamento possibile, che è quello della lode. Non può far altro che lodarla. Loda, pur essendo consapevole in aggiunta che le sue lodi non riusciranno mai a eguagliare i pregi incomparabili di questa donna. Questa donna è un signore vero e proprio. E cos'è l'amante? In questa concezione l'amante è un vassallo. L'amante nei confronti della donna amata svolge un vero e proprio servizio. E servizio è il termine che designa il rapporto fra l'inferiore e il superiore. Ed è un servizio talmente impegnativo, quello dell'amante nei confronti della dama, ed è talmente importante che passa davanti persino a quello da rendere al re. Quindi un rapporto squilibrato, un rapporto fra chi sta in alto e chi sta in basso. E questo rapporto squilibrato noi dobbiamo cercare di immaginarcelo all'interno della vita di corte, all'interno di mondi chiusi, di mondi ristretti, quindi con un controllo sociale fortissimo. E se l'amante, se la dama acconsentisse alle richieste dell'innamorato, ne andrebbe della sua reputazione, ne andrebbe del suo onore. E l'onore è importante, talmente importante che anche l'innamorato è tenuto a difendere l'onore della dama, l'onore dell'amata. È un suo compito che l'amata possa, come dire, non perdere la propria reputazione.